Bene amici, oggi giornata molto particolare perché sto per andare a provare una vettura nuova completamente elettrica e allora mi sono detto proviamo a fare una giornata utilizzando solamente mezzi a trazione elettrica. E allora da dove si inizia? Ma ovviamente si inizia dal Ninebot, dai, andiamo! Spalle mi sa che è un indizio, anche se no, non è l'X-Trail, quello elettrico non c'è ancora. Beh, diciamo che questo qua sopra è già un indizio più coerente con quello che sto andando a fare e il secondo mezzo elettrico è la metropolitana. Ragazzi, ce l'ho fatta, sono finalmente in superficie. Sì, vabbè, che poi non è che sia un'impresa così epica, però adesso ci sta aspettando il concessionario, ma non solo, perché questo viaggio lo farò in compagnia di due persone per avere tre punti di vista sulla nuova Nissan. No, non è questa. Non è neanche questa. Micra? No. Ma dov'è la Leaf elettrica? Ma eccola, è lei, ce l'avevano già preparata fuori, pronta per partire. Nissan Leaf, ovviamente, quella nuova. Ah, ed eccoci! Lui è il primo co-driver. Assolutamente. Il secondo punto di vista, il terzo lo andiamo a recuperare tra poco. Luca Talotta, chi sei? In 5 secondi. 5 secondi, giornalista, blogger, digital PR, facciamo un po' di tutto come sempre. Tuttologo come me! Andiamo a prendere Tessa. Vai! Ma chi è Tessa? Partiamo ovviamente col pieno di energia, 40 kWh nelle batterie e 233 km stimati di autonomia. Siamo in autostrada e ho attivato il ProPilot, che è praticamente la combinazione di cruise adattivo, che arriva fino a zero in città, molto comodo, assistente dell'angolo cieco che mi avvisa se qualcuno ci sta superando come in questo momento, vediamo un po' se si accende, sì, come avete visto si è acceso il LED. Grazie Luca. Niente. In combinazione anche con l'assistente di corsia che legge le linee e ci corregge, ci mantiene praticamente sempre in centro alla carreggiata. Adesso la strada è leggermente è dritta, sì, ma fa una leggerissima curva, eppure non ha toccato il volante ma ci ha lasciato in carreggiata. Però mi si è acceso lì la spia che mi ha detto: ehi, tieni le mani sul volante. In questo momento siamo in statale e ho attivato tutti i sistemi di assistenza, sono tutti verdi, ve li faccio vedere lì nel cruscotto, lo vedete? La cosa che mi piace tanto è che non sono invasivi da un punto di vista acustico, ovvero se io mi sposto leggermente verso la corsia, vedete, dall'altra parte, la vettura leggermente frena per avvisarmi, diventa gialla la linea, il beep è solo leggero ma soprattutto vibra il volante. Ma dove vive Tessa? Ah, bellissimo, ma cosa ci fa tutta questa roba qua sopra? Ho idea che lei sia una professionista della TV. Fin troppo forse. Fin troppo forse. Mi sa. Ed ecco il nostro terzo punto di vista, eccola. Tessa Gelisio. Tessa, 10 secondi, chi sei, cosa fai? Professionalmente sono conduttrice televisiva, blogger su Ecocentrica e ambientalista presidente di 4Planet. Come persona sono ecocentrica. Quindi ti trovi perfettamente a tuo agio su questa Leaf elettrica, che tra l'altro tu hai già provato a Tenerife. È una figata pazzesca questa macchina. Zero emissioni, zero anidride carbonica, zero sostanze tossiche, zero particolato. È eccezionale. Ma invece a quelli che dicono le batterie come le smaltisco, la CO2, la decentri e basta, insomma tutti questi bla bla bla, tu hai studiato, cosa ne pensi?
Allora, per quanto riguarda le emissioni, la macchina elettrica non ha alcun tipo di emissioni, quindi né emissioni di gas climalteranti, per capirci, anidride carbonica, che non sono tossici ma hanno un impatto a livello dei cambiamenti climatici, non ne ha, ma non ha neanche tutti quei gas di scarico tossici che hanno le altre macchine. L'unica obiezione che si potrebbe fare è come viene realizzata l'energia elettrica che permette alle macchine elettriche di andare avanti. Allora, innanzitutto si può avere un fornitore 100% energie da fonti rinnovabili, quindi si azzerano completamente le emissioni. Poi, ammesso che si utilizzi l'energia normale, quindi calcolando il mix energetico nazionale, ha comunque minori emissioni di gas effetto serra e non ha nessuna emissione di gas tossici. Piccola provocazione, però quando freniamo un pochino di polvere dei dischi, sì, delle pastiglie, il particolato che facciamo con le gomme, quello che alziamo dalla strada, come lo mettiamo? Capito, anche quando cammino con il cane alzo il particolato delle macchine diesel, che devo fare? Cioè, non esiste l'impatto zero se non quello di LifeGate che compensa le emissioni, perché non esiste nulla che non abbia un impatto. Si può però enormemente ridurre questo impatto, non c'è paragone per esempio guidando una macchina così con una macchina a motore a scoppio normale, quindi non c'è paragone. E poi potete sempre mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto e staccarvi dalla rete. Quello magari. Sul tetto della macchina? Sul tetto della, no, della casa, non basterebbe, ci vorrebbe una macchina grande, troppi metri quadrati. Sul tetto della casa. Tra l'altro questa Leaf ha una cosa in più che ancora in Italia non si può utilizzare, ma spero presto la normativa cambi, ovvero la possibilità di accumulare energie nella propria batteria per poi cederle alla rete quando serve. Magari, non so, avete i pannelli fotovoltaici sulla casa oppure anche in azienda, vi caricate la batteria, andate nella casetta in montagna, la casetta in montagna è staccata dalla rete e utilizzate proprio la batteria della vettura. Mi sembra che sia l'unica macchina di serie sul mercato che possa fare questo. Grazie per il sistema di navigazione. Hai visto? Siamo molto tech, ne abbiamo, però quello manuale funziona sempre. Grazie Tessa. Arrivati all'appuntamento, guardie del parco che ci accompagneranno dentro al parco del Ticino per un progetto che tu, Tessa, stai seguendo in prima persona. È un progetto fighissimo di LifeGate, il progetto Impatto Zero, con il quale si compensano le emissioni di anidride carbonica riforestando. E mentre Tessa si diverte con Facebook, noi siamo su una strada bianca piena di buche, direi insonorizzazione molto buona, molto buona, ma anche le sospensioni si stanno comportando veramente bene. Assolutamente, nonostante sia una strada fondamentalmente non asfaltata e dissestata. È vero, tarate un po' sul soft, ma ci sta per il carattere della vettura. Sono un po' preoccupato perché la guardia parco ci ha detto che con la nostra Leaf non sa se riusciamo a fare un passaggio quasi fuoristradistico. Ragazzi, ci proviamo? E certo. Assolutamente. Questa macchina va ovunque. Proviamoci, dai. Il problema è se non ci riusciamo. Attenzione però, perché possiamo vedere come ci stiamo muovendo grazie alla camera 360 qua. Quindi se ci fosse una tartaruga terrestre la vedremo e la eviteremo. Ciak, no, l'abbiamo schiacciata, ci spiace. Questa è politically scorrect. Luca, non solo noi ci proviamo, ma proveremo ad andare nel cuore di questo parco del Ticino e a bordo le due guardia parco, corretto? Esatto. Luca, c'è un rovo. Questo ci disfa la carrozzeria, riesci a spostarlo? Provo a vedere se non muoio. Ecco, magari non tirarmelo in faccia quando passo. E anche questa è fatta, prova superata. Fatta. Ehi Tessa, ce l'abbiamo fatta. Bravi, non ci avrei mai giurato. Nemmeno noi. Comunque se c'è qualche riga sulla macchina è colpa sua. Tua. Mentre abbiamo lasciato Tessa in mezzo agli alberi, andiamo a vedere se abbiamo fatto danni alla Leaf. Secondo me no, dai, non no. Mi sembra, anche l'altezza da terra non è malissimo, si riesce a fare qualche strada bianca. Qua davanti ovviamente abbiamo la doppia possibilità di ricarica, perché abbiamo la ricarica fast, cademo 50 kW, oppure quella tipo 2 da 6.6 kW. La batteria, ve l'ho detto prima, è da 40 kWh. Luca, però un po' l'abbiamo sporcata, Un pochino sì, però dai, la macchina bisogna anche sporcarla, no? Esatto, ci sta. Vi faccio vedere il baule, la capacità di carico non mi sembra assolutamente male. Guardate, io qua la mia mobilità sostenibile, quindi il mio Ninebot, un po' di zaini,
forse un po' alta la soglia di carico. Assolutamente sì, però mi sembra anche comunque abbastanza capiente. Non l'ho chiusa. Grazie. E approfitto di te alla guida per spiegare cos'è l'e-pedal. Praticamente, attivando questo pulsantino, la macchina si può guidare semplicemente con l'acceleratore, perché accelerando ovviamente si dà potenza al motore, mentre mollando entra la ricarica che frena, e frena tanto perché rigenera tanto questa Leaf. Nel frattempo vi faccio vedere anche come è fatta qua la plancia con l'infotainment completamente compatibile con Android Auto. E già che siamo su questa canzone, tu Luca non ti spaventare, ma io provo l'impianto audio, tra l'altro Bose, e devo dire che non va male, suona veramente bene. Climatizzatore, ma noi non abbiamo avuto problemi quest'oggi è una giornata abbastanza calda, un po' acceso, un po' spento, tra l'altro a pompa di calore, quindi non succhia nemmeno troppa benzina, ma in realtà qua ci sono solo dei kilowattora. Come sto a bordo? Bah, guardate, se vado tutto indietro ho un sacco di spazio. Luca, che è più alto di me, mi sembra che stia molto comodo. E dietro rimane comunque uno spazio direi sufficiente, anche così io ho il sedile tutto indietro. Unica cosa, vedete qua, rimane una sorta di tunnel centrale un po' rialzato che non so cosa contenga, perché in realtà questa vettura è a trazione anteriore. Oltretutto non c'è il motore, perché è un'auto 100% elettrica, quindi abbiamo due bagagliai, uno davanti e uno dietro. Autostrada, traffico, quanto stai andando? 90 all'ora, quindi velocità codice, silenziosa, pochi frusci aerodinamici. Se devo fare una critica, la faccio: sistema infotainment, tolto CarPlay, Android Auto. Non tanto per le funzionalità che ci sono tutte, ma per quanto riguarda la grafica è un pochino vecchiotta. Però se andiamo qua abbiamo anche la possibilità di andare a visualizzare tutte le postazioni di ricarica vicino alla postazione attuale, sulla destinazione o sulla mappa. Luca, le finiture come le trovi? Ma allora ti dirò, finiture, stiamo parlando ovviamente di una Leaf che non è il modello premium, perché il modello premium ho avuto il piacere di guidarlo a Tenerife. Le finiture sono molto semplici, forse anche perché ancora c'è quest'idea di auto semplice come auto elettrica, anche se secondo me è un concetto molto sbagliato, perché l'auto elettrica, la differenza da un'auto a motore a scoppio è semplicemente appunto lo stesso motore, quindi mi aspettavo qualcosa di più ricercato. Ma se questo deve andare a discapito magari delle prestazioni, le prestazioni elettriche in questo caso, allora no. Però dico una cosa, che è di un comodo oggi, l'aggettivo comodità forse è quello che ho utilizzato di più per questa Leaf. Assolutamente. E ragazzi, il nostro viaggio termina qua, là in fondo la concessionaria, abbiamo fatto esattamente 138 km, abbiamo ancora 98 km di autonomia, 35% di batteria residua, quindi diciamo intorno ai 230-240 km veri. Oggi l'abbiamo usata un po' in tangenziale, un po' in statale, un po' in fuoristrada, un po' abbiamo schiacciato, un po' no, quindi diciamo che un'autonomia comunque interessante. Ma Luca, Tessa, cotto e mangiato, ma non ci ha fatto mangiare niente stamattina. Niente. Io ho una fame bestia. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Ciao ragazzi, grazie. Vedi che siamo in controluce? Zero, mi sono dimenticato. Allora, ora qui a sinistra. No, abbiamo bisogno del navigatore. C'è la Gelisi. Zero emissioni top tessiche. Appuntamento è lì al cimitero. Bene. Oh, benissimo. Appuntamento al cimitero. La cosa incredibile è che in macchina siamo in quattro, ma uno non si vede. Com'è che ti definisci tu? Ermeccanico. No, ermacchinaro. Ma che bello. Quanto siete tecnici, è una figata perché ha zero emissioni, basta, tutto il resto è in più. Tutti a far puzzette, dai, yeah! Basta con le zero emissioni. Vai. Ruttini?